Il Museo del Presepe Tusigliano è una delle istituzioni più importanti del comune del territorio di Lari. Raccoglie una cinquantina di presepi anche da fuori Italia. Possiamo dire che il maestro più importante presepista è senz'altro Claudio Terreni, che ha realizzato alcuni dei pezzi più importanti. Secondo me il motivo di una visita al nostro museo, che tra l'altro si inserisce in un contesto molto bello come l'antica fattoria Castelli, dove c'è un agriturismo che ci ospita e ci supporta, è una serie di presepi legati al mondo della cultura contadina. Io li chiamo musei legati alla mezzadria perché raffigurano proprio il mondo dei contadini delle nostre zone, dell'Arigiano e delle colline Pisane. È un museo nato nel 2003 ad opera di volontari, nasce a Lari, poi si sposta sotto l'egida dell'Associazione Battitori di Grano, che pratica ancora l'antica battitura col correggiato. Quest'anno, tra l'altro, abbiamo la fortuna di poter aggiungere un pezzo importante in occasione dei 200 anni della Chiesa Nuova, un presepio in pietra che verrà messo nel giardino lì della chiesa. E vogliamo che questo museo possa incentivare alla riscoperta delle tradizioni, in particolare le tradizioni popolari rurali, che hanno un'importanza fondamentale per la Toscana, e questo è un po' l'anima che ci ha mosso sempre in questi anni, in questa iniziativa. Il Museo dei Presepi, inserito nel Museo delle Attività Agricole Tusigliano di Lari, nell'antica fattoria Castelli, è aperto su prenotazione praticamente sempre telefonando allo 0587 68 50 47. Tutti benvenuti.